bacigalupo del presidente Scardabozzi è pronta per la nuova avventura nel campionato di prima categoria. Presidente Scardabozzi, la prima categoria avrà tra le partecipanti la bacigalupo. Che soddisfazione è stata? Come soddisfazione è stata immensa, no? Poter tirare avanti per poter far meglio sia possibile e si vedrà, però non sappiamo ancora. Fino adesso le prime partite che mi ho fatte di Coppa è stata una bella armonia, la squadra gira, l'allenatore è felice, tutti quanti andiamo tranquilli. Diamo parole. La squadra è collaudata, conosciamo quasi tutti i giocatori che sono rimasti. La squadra è già super collaudata, dall'Anziani sono stati aggiunti parecchi del settore giovanile, 95, 94, tutta gente in gamba, i nomi ne famo perché non fai sapere quegli altri, stop chiuso. Dal mercato ci aspettiamo qualcosa ancora? Qualcosa arriverà, perché difensore, però i nomi non si fanno. Obiettivo? Obiettivo è un bel campionato e venga quel che venga. In bocca al lupo. Grazie. La squadra lavora già da 2 settimane agli ordini di mister Mollaioli. Mister Mollaioli, si dice che chi ben comincia è a metà dell'opera, queste prime uscite di Coppa promettono bene. Ma sono soddisfatto, anche se il risultato non, secondo me non conta, quello che conta è il gioco, sono soddisfatto del gioco dei ragazzi, ma il risultato, quello che abbiamo fatto, per me non conta mai nulla. Guardando un attimo la squadra, diciamo è rimasto lo zoccolo duro, il gruppo portante di questi ultimi anni, i nuovi che possono dare? Ma i nuovi sono ragazzi interessanti, sono giovani, hanno tutti quanti militato nei settori giovanili o del Ducato o dello Spoleto. Speriamo che si comporteranno bene in prima categoria. Penso che lo faranno perché hanno tutte le carte in regola per poterlo fare. E inoltre sono anche dei bravi ragazzi, e quella è la cosa più, secondo me, più importante. La bacigalupo che può fare in questo girone? Bacigalupo quello che vuole, quello che può fare non lo so. Noi puntiamo a una salvezza tranquilla, poi se viene qualche cosa in più, ben venga. Poi proveremo a giocarci tutte le partite come penso faremo. Grazie. Prego. La dirigenza biancorossa ha lavorato per allestire una rosa competitiva ed il mercato ha portato a Morgnano diversi nuovi giocatori. Matteo Borzi, centrocampista. Lorenzo Ferretti, attaccante. Francesco Testaguzza, difensore. Fabio Fedeli, attaccante. Michele Buccioli, difensore. Alessandro Rossi, difensore. Alessandro Delle Donne, attaccante. Ciamara Riccardo, attaccante. Lorenzo Liberali, difensore. Filippo Cocco, attaccante. Giulio Tinelli, centrocampista. Maurizio Proietti, centrocampista. Carlo Ricci, difensore. Lorenzo Luciani, portiere. Alessandro Solfaroli, difensore. Giovanni Bovienzo, attaccante. Ragni Andrea, attaccante. La Bacigalupo è una squadra che può fare veramente bene in questo campionato, raggiungere l'obiettivo della salvezza tranquilla, come diceva l'allenatore Mollaioli, è sicuramente un obiettivo discreto e è nelle corde della squadra. Bisognerà vedere come reagirà il gruppo, che gruppo ci sarà e il gruppo come reagirà alle eventuali agli eventuali periodi brutti che capitano durante l'anno. Ecco, questo è forse voto al gruppo, io direi un bel 7.